cominciano i guai, perché l'architetto Zampolini dice c'ero anch'io. Ecco, allora, io, c'ero io non so se Zampolini c'era o meno, non lo so, sto cercando di capirlo, però con tutta la simpatia che ho e con tutta la stima che ho nei confronti suoi, devo dirle che io quello che so di questa vicenda, oltre a quello che le ho detto, che personalmente è nei miei ricordi, lo sto leggendo sui giornali. Non so se sia esattamente così o in modo diverso. Tant'è vero che non essendo indagato, io non posso vedere gli atti, mi leggo ogni tanto dei pezzetti, però, solo dei pezzetti, ma che sono anche abbastanza difformi, perché ho letto sui giornali, perché ho letto su questi, per esempio, che il notaio sostiene in uno di questi giornali che eravamo presenti, il notaio, io e le due sorelle. Su altri giornali vedo scritto che c'era anche Zampolini. Zampolini non era un testimone capitato lì per caso, perché Zampolini sostiene di aver ritirato questo, che lui abbia ritirato degli assegni, questo risultato. Parrebbe dai giornali sicuramente sì. Esattamente, quindi dalla base. Sicuramente sì, dai giornali. 900.000 euro. E dai giornali sicuramente apparirebbe così. Che si sarebbero aggiunti, dicono sempre, gli atti. Attenzione, qui c'è una cosa importante. Alcuni titoli e sottotitoli dicono che sarebbero stati consegnati al ministro, altri alle sorelle. Invece, una parte virgolettata in uno di questi giornali, ma ahimè stiamo parlando di quello che abbiamo letto sui giornali, non di cosa dicono le carte, in uno di questi giornali si dice, in più di uno di questi giornali si dice che sarebbero stati consegnati da questo signore alle sorelle. C'è una bella differenza. Le sorelle dicono che gli era consegnati lei, poi invece gli assegni. Quindi questo da nessuna parte l'ho visto scritto, neanche in nessun giornale. Ho visto alcuni giornali che dicono sinteticamente. Ma le pare che noi dobbiamo stare a disquisire su questi argomenti, presi dai giornali, senza sapere come sono le cose. E poi ci vorrebbe anche il consenso. Non dico la stima per le persone, ma il buonsenso. Cioè pare probabile che davanti a un notaio uno tiri fuori 80 assegni e passi gli 80 assegni contandoli, pensando che l'altro dovesse poi anche controllarli, se erano del Monopoli o se erano assegni veri, che cifra ci sarà stata scritta sopra, fare le somme per vedere se corrispondevano a quello che loro avrebbero pensato. Mi pare che sia realistico davanti a un notaio, casomai si può avere cattiva fiducia di un politico o di me, e me ne dispiace, ma davanti a un notaio, quindi c'è sicuramente... avrebbe dovuto annotare quelle somme, evidentemente. C'è sicuramente del verosimile, ma io non voglio entrare in questo perché sto già soffrendo di questa vicenda terribilmente. Ma io perché allora non sono indagato? Perché se fosse come appare e come lasciano trasferire questo filone di campagna mediatica, io dovrei essere indagato. E invece io non sono indagato. E perché? Lei che risposta si è data? Che non c'è assolutamente nessuna verità che io potessi essere a conoscenza di questo passaggio di soldi, primo, e che quindi ci sia stato nessun corrispettivo, per cui questi soldi sarebbero dovuti essere dati per fare un vantaggio a me.